Ciao amici di Molise Web TV, oggi vi voglio parlare di quella che è l'area archeologica di Pietrabondante, certamente una delle più pregnanti, una delle più importanti del Molise. Prima di tutto lasciatemi ringraziare i locali responsabili della soprintendenza che hanno permesso queste riprese, che hanno permesso il divulgare di queste nostre realtà, a parlarci di questo insediamento, di questa città, diciamo così, è il professor Adriano La Regina, che a questa attività ha regalato anni e anni di studio, che in questa attività ha sempre creduto e portato avanti. Sentiremo dal professor La Regina cosa significavano le divinità che qui si adoravano, cosa significavano quelle nuove divinità, perché se nel contesto generale, come ci dirà lui stesso, si adoravano vari dei tipo Ercole e via dicendo, qui si adoravano anche divinità particolari. C'è stata quindi una presa di coscienza e conoscenza dei Sanniti che qui abitavano e nel loro rapporto di amore e odio, come ci dirà, con i Romani, qui si è sentito più forte il senso dello Stato, dell'onore. Ebbene, allora, ringraziandovi della vostra attenzione e sperando come al solito di aver fatto cosa gradita, vi lascio alle spiegazioni che ci darà il professor La Regina di questa località, Pietrabondante. Grazie a tutti. Un caro saluto, il vostro Angelo. Pietrabondante, con le sue antichità, i suoi monumenti, ha svolto un ruolo fondamentale nell'antichità e per noi un caposaldo insostituibile per la conoscenza del Molise antico e in particolare per la conoscenza delle antichità sannitiche del Molise. Si tratta di un centro che ha svolto un ruolo diverso da tutti gli altri insediamenti antichi che conosciamo. Si trattava di un grande santuario di culto pubblico, un santuario nazionale, che per questo motivo si distingueva dai tanti altri santuari dei Samnita Spentri che conosciamo nella regione. E naturalmente le funzioni che nella città, nella polis, erano concentrate in un luogo solo, dovevano essere distribuite sul territorio. Vi sono delle funzioni insostituibili per qualunque organizzazione di Stato, e queste sono il censo, la leva, il prelievo fiscale, insomma una serie di compiti che dovevano essere articolati nel territorio. E i santuari che svolgevano primariamente la funzione di luoghi di culto, finivano di luoghi di culto attraverso i sacerdoti, che quindi erano investiti di un potere anche civile, anche statale, finivano per svolgere anche funzioni appunto amministrative. E queste funzioni amministrative nei santuari più piccoli erano relative all'ambito territoriale che afferiva a quel santuario. La differenza con Pietrabondante è che a questo santuario di Pietrabondante afferiva tutto il Sannio Pentro. E vi afferiva appunto per alcune forme di culto pubblico, ideologico diciamo, perché le divinità che sono state scoperte in questa località, che gli scavi, le ricerche hanno accertato, di cui hanno accertato l'esistenza, sono
prima di tutto la vittoria, e quindi già questa è un'astrazione ideologica importante che riflette appunto l'interesse dello Stato per questo culto. Negli altri santuari teniamo presente che le divinità erano soprattutto o divinità tradizionali come Ercole, eccetera, diffusissimo nell'ambito italico, insomma di tutte le popolazioni italiche, oppure divinità quali compaiono sulla tavola di Agnone legate alla produzione agricola, al ciclo delle stagioni, insomma legate al mondo naturale, che era quello che poi dava la base di sussistenza, di vita per le popolazioni. Ecco, invece a Pietrabondante sono piuttosto presenti divinità che sono appunto astrazioni ideali e che svolgono una funzione ideologica, appunto la vittoria, poi c'era Ops, l'opulenza, no? E quindi il benessere dello Stato, poi un'altra forma di astrazione che è emersa dalla documentazione epigrafica è per esempio il culto di Onos, l'onore, questo è l'onore militare, l'onore della magistratura civile. Ecco, abbiamo quindi questa caratteristica di luogo di culto pubblico fortemente ideologico e quindi fortemente sostenuto dallo Stato che in queste forme di culto insomma trovava poi la sua esaltazione. Stato è anch'esso un'entità, diciamo così, un'istituzione alquanto astratta. Lo Stato era poi l'espressione di un ceto dirigente, gli optimates, coloro che detenevano poi il potere reale, politico, nelle sue alterne vicende dei rapporti con Roma. In questo rapporto di amicizia e di conflitto, diciamo anche di odio e amore che vi è stato fra Romani e Sanniti nel corso dell'età medio repubblicana, insomma fra la fine del IV e il II secolo avanti Cristo, trovano collocazione, diciamo, i resti monumentali di tante località, tanti santuari del Sannio e in particolare quelli del santuario più importante, più sviluppato, che è quello di Pietrabondante. Qui abbiamo intanto questa situazione che gli edifici, insomma i monumenti che sono stati individuati e adesso dopo le ultime ricerche svolte nel decennio passato, diciamo, sono emersi chiaramente gli ambiti territoriali interessati dalle fasi edilizie antiche a Pietrabondante. Da tutto questo è emerso che abbiamo sostanzialmente una presenza di edifici di culto, con ovviamente anche tracce di insediamento abitativo, però estremamente contenuto e nei limiti di una presenza funzionale allo svolgimento delle attività religiose nel santuario. Questo a tutti i livelli, abbiamo trovato per esempio abitazioni di schiavi, quindi molto modeste, di persone addette proprio ai lavori di manutenzione, di funzionamento di questi edifici, o anche una grande domus publica, quindi una grande casa sul tipo delle residenze aristocratiche romano-italiche di età repubblicana, quindi la casa ad atrio con l'impluvio, col tablino, ecco una casa che rispecchia
esattamente i moduli delle abitazioni appunto dell'aristocrazia romana e italica, di cui abbiamo molti esempi a Pompei, a Ercolano, anche a Roma, ma i migliori sono conservati naturalmente nelle città campane. Ebbene, questa casa è, come hanno dimostrato gli scavi e i ritrovamenti, il primo esempio noto dal punto di vista architettonico di domus publica. La Domus Publica esisteva anche a Roma ed era la casa del sommo sacerdote che aveva sede nel Foro Romano, fu abitata da Cesare quando era Pontefice Massimo ed era collegata al santuario di Vesta, quindi era una residenza ufficiale sacerdotale annessa a un santuario. Per motivi sacrali, religiosi e anche di, insomma, di funzionamento, eccetera. La stessa cosa si presenta a Pietrabondante, dove questa domus proprio si innesta e collegata attraverso un passaggio diretto al grande recinto rettangolare del Tempio Maggiore e del Teatro, che costituiscono l'asse, il perno monumentale e sacrale di Pietrabondante. Questo complesso tempio-teatro. Quindi la Domus Publica di Pietrabondante era la residenza dei sommi sacerdoti, anche dei sommi magistrati, che in occasioni particolari, quando si svolgevano le festività, che erano occasione di attività religiose e politiche come in tutto il mondo antico, quando si svolgevano queste festività nel santuario di Pietrabondante, convenivano a Pietrabondante dalle varie parti del Sannio e risiedevano nella Domus Pubblica. Gli altri edifici che conosciamo sono soprattutto templi, ne conoscevamo due sostanzialmente: il Tempio Minore, costruito subito dopo la guerra, insomma, qualche decennio dopo la guerra annibalica, il Tempio Minore, scavato già nell'Ottocento, e il Tempio Principale, il grande edificio sacro che si trova alle spalle del teatro e che è stato scavato nella seconda metà del Novecento. Le ultime ricerche hanno consentito di individuare un'altra serie di edifici di culto.
sacelli, tempietti minori, e adesso anche stanno indagando i resti di un edificio che sembra molto grande, che deve essere stato molto importante, e di cui però restano tracce minime. Queste tracce sono comunque importanti, devono essere esplorate attentamente, siamo impegnati in questo perché ci offriranno elementi, notizie importanti sui culti, sulle epoche, sul carattere, insomma, di questa religiosità complessa che veniva sviluppata in questo santuario. Pietra Abbondante vi è anche una fortificazione, però questa si trova sulla sommità del Monte Saraceno e è stata esplorata molti anni fa. All'interno di questa fortificazione non vi sono tracce sostanziali di insediamento, si doveva trattare quindi di un riparo, di un rifugio, proprio di una fortezza che veniva usata occasionalmente momenti di pericolo, e sicuramente sarà stata usata durante le guerre sannitiche, durante la guerra di Pirro, forse durante la guerra annibalica, insomma in momenti particolari, ma non era sede di un abitato stabile, a differenza di altre località, Monte Vairano vicino Campobasso, Sepino, che hanno queste fortificazioni e hanno rivelato anche tracce di abitato. Ecco, a Pietra Abbondante la presenza fondamentale, importante, eccezionale, che si distingue da tutte le altre località, è questa monumentalità, questa funzione di religiosità particolare, pubblica, statale, ideologica, connessa appunto con queste divinità che rappresentavano poi gli interessi ideali dello Stato sannitico e della aristocrazia sannitica, la quale spesso poi si è ispirata in quegli anni ai modelli culturali, religiosi e ideologici dell'aristocrazia romana, che era ovviamente quella dominante e che costituiva il modello. Quindi la comparsa di alcuni culti, come il culto dell'onore, l'onore militare, è il riflesso della comparsa del culto stesso a Roma, che ebbe diversi templi e così via. La località certamente aveva già una sua rilevanza in epoca più antica. Divenne certo il luogo, il fulcro della religiosità dello Stato, fu scelto questo luogo, non conosciamo le ragioni precise, però sicuramente la sua posizione centrale, dominante, dall'alto, con questa apertura immensa che va dal mare alle Puglie, alla Campania, insomma, e specialmente poi dalla sommità del monte, dove c'è un panorama veramente immenso, questo può essere ragione di un fulcro, diciamo, un riferimento anche geografico per tutte le popolazioni